Grazie.
Thank you.
faccia. Thank you.
Bene, buongiorno a tutti, sono felice oggi di essere qua a Saronno, prima di tutto, grazie al maestro Davide Carpanese. Da oggi inizia, diciamo, un nuovo anno per il 2013, sempre se non finisce il mondo, il 21. Oggi abbiamo avuto dei combattimenti di selezione, molto semplici, light. Alcuni un po' più spinti, con noi abbiamo diversi istruttori, abbiamo diversi campioni, insomma, che fanno parte ormai del nostro team, della nostra federazione e della nostra accademia. Uno tra i tanti che, diciamo, spicca ultimamente è appunto Alberto Remedi, che viene da Viareggio, e gli diamo l'importanza giusta perché oggi abbiamo visto la valenza tecnica di tutto il lavoro, il risultato di tanti anni di allenamento e di addestramento. Io penso che sia la persona giusta per dirigere la sua zona. Adesso passo la parola a Davide e dirà la sua su quanto. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli istruttori e i partecipanti che sono venuti qua a partecipare a questa gara. È stata molto interessante, a livello tecnico molto buono, soprattutto rispetto degli allievi e di tutti quanti. Cedo la parola a Stefano Maiocchi, che ha presentato il Krav Maga, che dirà due parole proprio in merito della manifestazione e tutto. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio il maestro Rama e Davide Carpanese per avermi fatto partecipare alla loro manifestazione. Quello che abbiamo visto oggi era solo una piccola presentazione di ISD, che è un sistema di self-defense adattato al combattimento sportivo. Lavora soprattutto su quelli che sono la gestione dei mutamenti neurofisiologici, e quindi durante l'attivazione dello stress, per gestire tutto, appunto, quelli che sono i momenti adrenalinici che ovviamente intervengono nel combattimento. Faccio i complimenti a tutti gli istruttori e gli atleti che hanno partecipato oggi alle gare e ringrazio nuovamente per la partecipazione. Grazie. Passo la parola ad Alberto. Buongiorno a tutti, io ringrazio il maestro Mario e Davide per l'opportunità che mi è stata data. Cercherò di dare il meglio per questa nuova unione e cercheremo di creare un team unito che sia la base, il rispetto e la lealtà. Poi si cercherà di crescere anche a livello agonistico nel modo migliore, però la nostra base è la lealtà e la fedeltà. Quello è quello che ci proponiamo. Giusto. Va? Grazie. La parola ai alcuni fighters e altri istruttori. Cedo la parola a due nuovi tecnici che vengono dalla Maddalena, Alberto e Luca. Parla Luca. Grazie al maestro Mario, a tutti gli altri maestri qui presenti, alla grande opportunità che ci avete dato di uscire, diciamo, dalla Sardegna, finalmente vedere il mondo con un'altra prospettiva, vedere finalmente un'impostazione sportiva diversa dal solito combattimento e basta, ma appunto la lealtà e l'importanza del rispetto, che credo che sia la parte fondamentale nei combattimenti e nelle arti marziali, cosa che a volte viene lasciata un po' in disparte. Per il resto ringrazio chi ci ha ospitato, gentilissimi per la location, fantastica giornata. Grazie mille. Adesso passiamo la parola a un veterano, Alexei Milenko. Prego. E viene da là? Da dove vieni? Vieni da Brescia. Sì, ma il tuo paese d'origine. Paese d'origine? Ucraina. Ucraina. Cosa dici della manifestazione di oggi e come ti trovi in federazione? Vicino al microfono. La tradurre? No. Ti faccio una domanda io, cosa ne pensi della manifestazione di oggi? Andava tutto bene. Il tuo combattimento è stato light? Sì. Molto light. Light spinto? Abbastanza? Sì. Alex è rimasto senza parole, sì. Grazie, un applauso. Emozionato. Bene. Voglio innanzitutto ringraziare anche la presenza di Vadim, un atleta che viene dalla... Io sono russo, mi chiamo Vadim e vengo dalla Toscana, in provincia di Lucca. E voglio mandare un consiglio a tutti i giovani che ci guardano.
a tutti quelli che fanno abuso di alcol, sostanze, droga, che noi qui ci siamo ad allenare, no? Quindi alzate il culo, uscite fuori, fate MMA, arti marziali, bodybuilding, e così la razza sarà molto meglio. Grazie a tutti. Niente, passo la parola a un altro atleta e tecnico della Sardegna, Enrico Piras. Prego, dicila tu. Buonasera a tutti, ringrazio il maestro Rama e il maestro Davide per questa opportunità. Ci hanno fatto uscire dalla Sardegna per aprire anche gli orizzonti. Niente, mi trovo benissimo in questo team e andiamo avanti per migliorare sempre lealtà e fedeltà. Grazie. Salve a tutti, io mi chiamo Floris Alessio, sono del team di Mario Rama e sono molto contento di essere qui per la grande opportunità che mi hanno dato, una bellissima manifestazione, speriamo che la nostra famiglia cresca ancora di più con tanti nuovi atleti, tanti talenti nuovi che stanno uscendo e speriamo di portare il nostro livello a qualcosa di mondiale in modo da poter avere buone opportunità e farci sentire anche noi. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Antonio Di Muro, sono un aspirante istruttore, sono un allievo del maestro Carpanese ed è la prima volta che ho l'opportunità di incontrare il maestro Rama. Volevo fare i complimenti all'organizzazione in generale, ma soprattutto a quello che è stato detto, perché le MMA sono state spesso fraintese e oggi è stato, comunque in questa manifestazione, è stato posto l'accento sul fatto che si tratta di una disciplina di arti marziali che quindi deve tendere tradizionalmente a riportare in auge i valori tipici di questa cultura, che secondo me sono estremamente validi. Per cui ringrazio l'opportunità, ringrazio i maestri e grazie a tutti. Allora, vabbè, voglio presentarvi un atleta di spicco del team che da poco ha vinto i campionati italiani UFC. Speriamo di portare avanti il sistema e il gruppo oltretutto. Ora praticamente il caposquadra detentore del titolo è Antonio Fadda, gli passo la parola riguardo insomma tutto il lavoro fatto insieme, cosa ne pensa fino ad oggi di tutto il lavoro effettuato e dei sacrifici fatti fino adesso. Buongiorno a tutti, sono Antonio Fadda. Vengo da Sassari, sono del team di Mario Rama, ringrazio tutti per la manifestazione e volevo dire che siamo un bel team, stiamo cercando di andare avanti con le nostre forze, speriamo che il gruppo migliori, io mi trovo bene e che dire, che Dio ci mandi buona, giustamente. Spero che in futuro andremo sempre meglio, riusciamo a uscire ancora più dall'Italia e dalla Sardegna soprattutto. Sì. In bocca al lupo a tutti, al nostro team che diciamo, insomma, ci difendiamo abbastanza. Grazie a tutti. Volevo dire una cosa su Antonio, praticamente è venuto, mi ricordo la prima volta che sì, aveva carisma, ma tutta questa forza l'abbiamo convogliata sulla tecnica. Bisogna lavorare ancora di più, ovviamente. Adesso devi cercare di dare il massimo, perché se iniziamo con gli europei, altro che mangiare pane e formaggio. Di portare ad andare avanti con umiltà e sicuro, rispetto dell'avversario. Al 100%. Sempre, grande. Volevo invece presentare due atleti che sempre vengono dal mio team, ma fanno parte dell'Accademia dell'Apkido, sistema di arti marziali che deriva dalla Corea. Uno è Leonardo Carenti, che è un veterano cintura nera, ha vinto i campionati italiani ad Alessandria. Cosa pensi insomma di tutto il viaggio fatto insieme fino adesso, dal 2000 fino ad oggi? È stato bello, interessante, molto. C'è tanto da imparare, abbiamo imparato tanto e c'è ancora tanto da imparare. Bene. La strada è lunga. Riguardo invece il team che sta crescendo, prima insomma eravamo praticamente quattro mosche, adesso invece siamo un alveare. Alveare e anche brave persone soprattutto. Bene. Rispettose, che è quello che conta di più. Benissimo, grazie. Prego. Grazie. Niente, quello
quello che voglio che ci distingua dalla massa, appunto, ovviamente sempre avere rispetto anche delle altre federazioni, degli altri team, degli altri maestri, ci mancherebbe, però quello che voglio che distingua noi è appunto questa forma di rispetto assoluto, che purtroppo negli anni si sta perdendo, ma fondamentalmente è bene riprendere in mano la situazione, perché l'arte marziale riguarda prima di tutto rispetto a te stesso e all'avversario. Grazie, un applauso a tutti gli istruttori.